L'intelligenza artificiale può rappresentare un rischio se non sono sviluppate adeguate competenze di pensiero critico che aiutino gli utilizzatori, siano essi poi insegnanti o studenti, non è che cambi di molto, a utilizzare consapevolmente uno strumento e non farsi guidare dallo strumento. Ovviamente l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale è una grande potenzialità, almeno dal mio punto di vista, ma può essere anche causa o fonte di differenze se non sono sviluppate quelle competenze che ne consentono un uso appropriato. Quindi io più che un problema di disponibilità tecnologica vedo un problema di disponibilità di competenze di base. Ecco, credo che la sfida sia questa: garantire a tutti e a ciascuno adeguate competenze di base per un uso adeguato, critico e proficuo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nella didattica può essere uno strumento fondamentale, straordinario, e io vorrei sottolineare l'importanza che questa innovazione può avere nella disponibilità del tempo. Cosa intendo dire? L'intelligenza artificiale può sollevare i docenti, nel caso che ci interessa, e le docenti da una serie di incombenze importanti, impegni importanti, ma che richiedono tanto tempo. E delegare o trasferire l'intelligenza artificiale, purché questa venga consapevolmente, e questi ulteriori, oneri, libera tempo per aspetti più importanti che sono appunto quello di aiutare le studentesse e gli studenti a crescere. Quindi io vedo una grande opportunità a condizione che vi sia una formazione adeguata. È difficile immaginare come sarà il futuro, questo è sempre stato così, ma soprattutto adesso che le cose cambiano così rapidamente. Io vedo, credo, che uno scenario futuro sia quello di poter realizzare veramente su ampia scala una vera e opportuna personalizzazione, cioè cercare di venire incontro, dare risposte concrete, positive e fattive alle esigenze di tutti e di ciascuno. Ecco, credo che questo sia uno scenario futuro praticabile e estremamente interessante. Parliamo di personalizzazione da decenni, ma poi non siamo mai stati molto in grado di dire come realizzarla di fronte a tanti studenti. Ecco, credo che questa potrebbe essere una grande occasione per farlo concretamente.